Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, come avete visto dal titolo, nuova gita. Stiamo andando a Brescia, che tra l'altro è qua a 40 minuti da noi e non sono mai andata a Brescia, incredibile. Andiamo sempre a visitare le cose più lontane, quelle più vicine. No, vabbè. Comunque andremo nella zona del centro, dove ci sono anche due duomi, tra l'altro, perché a Brescia c'è il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio. Poi, se riusciamo, andiamo a vedere anche una zona archeologica romana. Andremo a mangiare in un'osteria pazzesca, veramente super figa, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. E andremo anche al castello, che mi hanno detto che è molto bello, ho già preso anche i biglietti per entrare nel museo, quindi adesso partiamo. Ok, siamo arrivati a Brescia, siamo al Piazza della Vittoria, parcheggio Piazza della Vittoria, abbiamo fatto comodissimo, un parcheggio sotterraneo, e tra l'altro c'è anche il mercatino, che figata. Da qua mi sa che parte anche la Mille Miglia. E settimana scorsa questa piazza era chiusa perché stavano girando un film di Enzo Ferrari. C'era qua Penelope Cruz. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Siamo arrivati al Parco Archeologico Romano. Bellissimo. Adesso proviamo a vedere per entrare, per vedere i biglietti. Ok, adesso stiamo visitando tutta la parte esterna del sito archeologico, che praticamente è anche gratis, da quello che ho capito, è solo per entrare a vedere il museo, che a pagamento dovrebbe essere 8 euro, se non ricordo male, di aver letto. E non so, adesso facciamo il giro qua esterno e poi decidiamo se entrare anche a visitare il museo interno. Comunque le rovine qua sono veramente fantastiche. Cioè bellissimo, sembra quasi di essere un po' a Roma, un po' a Pompei. Fantastico. Guardate qui. When I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Abbiamo deciso di vedere soltanto la parte esterna senza entrare nel museo e adesso andiamo a vedere i due duomi e poi andiamo a mangiare l'osteria, quella super figa che vi dicevo prima. Ok, siamo arrivati alla piazza Paolo VI e qua c'è anche il Duomo Vecchio, il Duomo Nuovo e il Palazzo del Broletto. Veramente molto bella come piazza.
siamo appena usciti dal Duomo nuovo, adesso andremo verso quello vecchio, che è quello che mi hanno detto è ancora più bello di quello nuovo. Andiamo subito a vedere. Facevano quello lì, facevano passare l'acqua sotto, l'acqua calda? No, il fumo. Che bello. Quelli di pavimento vecchio. Ero già sì. Più di noi questi. Sì, i romani sì, assolutamente. Guarda che qua si vede meglio. Era griglia. Ero già il pavimento riscaldato. Bellissimo. Partiamo lì, ci siamo arrivati dopo. Ok, Duomo vecchio visitato, veramente fantastico, se venite qua dovete vederlo per forza, molto particolare. Ok, siamo arrivati alla torre dell'orologio e questi qua su qua che vedete vengono chiamati i match delle ore, praticamente i matti delle ore. Ok, qua siamo nella piazza della loggia e mi stava raccontando adesso mio cugino che c'è stata una bomba, che è scoppiata una bomba qua. Quando? Negli anni 80? E qua comunque c'è ancora il torre dell'orologio che si vede ancora meglio e si intravedono i match delle ore. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. Siamo arrivati. Ecco qua, siamo entrati nella locanda. Veramente molto particolare, caratteristica. Bella. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Casoncelli alla bresciana. Assaggiamo sti casoncelli, vediamo se sono come quelli alla bergamasca. Poi non so la differenza che ci siano. La pasta è fresca. Mm.
Buoni, buoni. Buoni, buoni, belli saporiti. È ripieno, mi sembra leggermente diverso rispetto a questi nostri bergamaschi. Sono più saporiti. Non si sentono gli amaretti. Esatto, mancano gli amaretti. Buonissimi. E adesso una bella polenta con la luganica. Buonissima. Puzza. Ma che puzza? L'hai provato almeno? Bella muffa. Vera polenta. Proviamo la luganica. Questa è buona. Polenta. Buona, sì. Buonissimo anche questo. Pranzetto spettacolare. Ok, abbiamo finito di mangiare, mangiato veramente benissimo e tra queste due cose, poi abbiamo preso anche il caffè, l'acqua e una bottiglia di vino, abbiamo speso circa 25 euro a testa, però abbiamo mangiato veramente bene. Adesso abbiamo iniziato a fare la salita per andare al castello e con la panza piena non è facile, però almeno smaltiamo e poi ci visitiamo bene tutto il castello, che dicono che è veramente bellissimo. Siamo arrivati in cima, come vedete c'è anche un parcheggio per le macchine che credo sia gratuito e qua davanti a noi il castello. Due milioni e 500 chilometri, è vero? Usti, ritirata a servizio il 1° luglio del 1961. Ustia, si vede in effetti che è proprio bella usata e malconcia, eh? Swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Delle armi qua al castello, l'ingresso costa 5 euro, e sto facendo il giro, ci sono qua tutte le armature, veramente bello. È il cavallo, sì, sì, questo cavallo. È il cavallo, guarda che bella testa, il cavallo. Così non si faceva male. Questo addirittura c'è un buco, il culo è fissato.
cisterne? Tiravo l'acqua per dire. Tiravano su con quello lì. E qua ci sono anche due bei leoni. Almeno mi sembrano leoni, sono leoni. Sì, quello sì. Là si vede questo qua. No, è quello qui. Non l'avevo visto. Sì. Ma che bello. E l'altro è qua. Non si può salire. Ma è il tapio. Mi morsica. Bello però. La nostra gita qua a Brescia è finita, una città veramente molto bella, non ce l'aspettavamo poi avercela così vicina a casa, che non siamo mai venuti, è una cosa veramente assurda, anche il castello è molto bello, quindi se avete l'occasione che passate di qua venite a visitarla. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima!